Via Wonders è un'idea che ormai va in giro da un bel po' di anni, l'etichetta ha 18 anni ormai, è nata nel 2001. Questa versione che abbiamo registrato qui ad Arezzo, al Cicaleto, in questo studio di registrazione nuovissimo e fichissimo, l'ennesima versione degli A Wonders, che è un gruppo modulare che cambia ogni volta. In questo caso ci sono tantissimi giovani, giovanissimi. Forse uno dei punti di forza di questo gruppo è la possibilità di suonare musica anche molto diversa, e dove ognuno porta un po' del suo. Abbiamo due fuori quota che sono Tamborrino e Scardino, e poi tutti gli altri sono musicisti spettacolari, sono una nazionale del jazz. Noi siamo i belli del gruppo. Parla più vicino al microfono. Dov'è il microfono? Qui. Davvero? Stiamo registrando 8 brani. Sono tutte opere nuovissime, scritte apposta per l'occasione, proprio perché c'è di mezzo un bando, il bando della SIAE, che si chiama Per chi crea, e loro hanno creato, hanno decisamente creato 8 composizioni originali, arrangiate da loro e da qualche ospite. È stata una bellissima esperienza, una bellissima emozione poter sentire e collaborare con tutti questi musicisti. E arrivare in questo posto incredibile così con tutti loro nel caos è stato incredibile, quindi viva gli A Wonders! È stato una bellissima settimana passata insomma con i ragazzi, e devo dire è stato un piacere ritrovare tanti amici e trovarne di nuovi, è stata veramente una bellissima esperienza in questo senso. Lost in the darkness of a place we call home. È un gruppo meraviglioso di musicisti con i quali tra l'altro la maggior parte non avevo mai collaborato, neanche mai conosciuto, e questo è lo spirito che si è creato, è invece uno spirito di grandissima comunione e solidarietà, fratellanza direi, in qualche modo ci siamo divertiti tantissimo. La cosa diversa dal solito è che adesso abbiamo uno studio di registrazione che abbiamo a disposizione per più tempo del solito, quindi abbiamo tempo per cesellare, mettere a punto tutte le cose. Abbiamo lavorato tanto, tantissimo, facendo anche orari al limite della sopportazione umana. Io non vedo l'ora di ascoltare poi il lavoro finito. Questo disco sarà disponibile in CD, sarà disponibile in vinile e sarà disponibile ovviamente su tutte le piattaforme digitali, quindi sarà facilmente ricercabile e trovabile. Siate curiosi, ascoltatelo, cercatelo, godetevelo, perché per quello che io ho ascoltato in questi giorni c'è veramente da goderselo. Sono 8 pezzi spettacolari, uno più bello dell'altro.